si arricchisce macchinata con questa inaugurazione di questo museo. Sì, un momento storico, un momento che la nostra comunità aspettava da tanto tempo. In effetti con questa giornata noi celebriamo la nostra storia, la nostra identità. Tutto quanto ha a che fare con la storia di Macchinata troverà esposizione, celebrazione in questo spazio straordinario. Uno spazio che era nell'immaginazione e nei sogni del dottor Scianzone, al quale oggi questo museo viene intitolato. Una persona alla quale ogni mattina invece deve essere grato e mi onoro con l'amministrazione che rappresento di far parte di questo pezzetto di storia della nostra comunità. Qui siamo davanti invece a qualcosa che riguarda la vita presente, la vita contemporanea, c'è un farmacista, Matteo Scianzone, che lavora alla ricerca, ma aggiunge alla ricerca, che è proprio di più, la passione collezionistica, la quale non è un elemento sottrattivo, come pensa qualcuno, non sono con baroni o persone che portano via, ma un elemento di entusiasmo che accende la vita, e quindi la collezione in cui si circonda lo studioso è l'amore delle cose, della loro fisicità, non soltanto la teoria. E quindi c'è da un lato la passione per la ricerca, dall'altro la passione per il collezionismo. L'idea che mi accade per i veri collezionisti, la destinazione delle collezioni siano i musei, è rappresentata nel modo più alto, perché non è soltanto un pezzo dentro un grande museo, ma un solo museo dedicato a quella collezione. Quindi una soddisfazione piena per Scianzone e per noi che da quello che lui ha trovato e ha raccolto per sé abbiamo un vantaggio, diciamo, popolare, nazionale. Il museo nazionale che sorge intorno alla collezione ha un unico precedente in Puglia e di Tonto, dove una collezione di un collezionista di arte moderna è diventata un museo. Allora questa seconda volta indica con quale passione la ricerca di Scianzone abbia rivelato le cose che oggi sono di tutto. Quindi un'occasione molto importante.